Ciao a tutti. Oggi voglio parlare di un argomento molto importante che è la fede. Innanzitutto, cos'è la fede? La fede, se prendiamo la Bibbia, Ebrei 11, capitolo 11, versetto 1, la descrive così: la fede è fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono. Per mezzo di questa fede gli antichi ricevettero buona testimonianza. Tante volte io, quando parlo della fede, parlo di Gesù, mi viene di parlare di Gesù come un componente della mia famiglia, logicamente, no? E quando dico, sai, me l'ha detto Gesù, sai cosa mi ha fatto Gesù? Gesù mi ha fatto un regalo, ma io gli ho chiesto questo e mi ha risposto questo. Le persone, anche quelle di chiesa, mi guardano come dire, ma cioè, questo è fuori di testa, cioè questo è Gesù che ti risponde, Gesù che ti dice. Cioè, allora io mi faccio una domanda, ma dov'è la tua fede? Cioè, la tua fede, ma tu hai fede? Sì, certo, ma se allora sei fede devi credere che Gesù è lì, ti ascolta. E se mi ascolta, perché non mi deve rispondere? E se io gli chiedo una cosa, perché non mi deve rispondere? Se gli chiedo di darmi una cosa, perché non me la deve dare? Se io sono sicura al 100% che lui è accanto a me, se no è inutile. Se il Signore mi sostiene, il Signore è accanto a me, il Signore è la mia forza, il Signore... Però se poi, alla fine, quando poi, noi veramente dobbiamo... credere veramente in questa cosa, cioè poi non dici, ma io a me non ascolto niente. Allora diciamo piuttosto che non sappiamo magari riconoscere le risposte di Gesù, forse non sappiamo ascoltare quello che ci dice Gesù, forse non sappiamo riconoscere i doni che ci dà Gesù, e questa è un'altra cosa, è una cosa completamente diversa dal dire che non mi ascolta o non mi risponde. Perché sennò vuol dire che non abbiamo fede. La fede è essere sicuri al 100% che Gesù è accanto a noi e che se gli si chiede una cosa ci risponde, sennò non è fede. Un'altra cosa che volevo dire è questa: logicamente dobbiamo avere una conoscenza di Gesù per sapere anche riconoscere le sue risposte. Io, per esempio, faccio un esempio. Da poco è stato il mio compleanno. Il giorno prima io ho detto a Gesù: Gesù, guarda, domani è il mio compleanno, perché non mi fai un regalo? Ho detto: fammi un regalo, tanto ho detto i regali che mi fai li so riconoscere. Questo è per dare una testimonianza, nel senso di un dono che può fare Gesù, un esempio, no? E il giorno dopo praticamente io ho avuto la possibilità di chiedere perdono a una persona che erano 15 anni che non ci si parlava. Cioè, ho trovato per caso un messaggio che questa persona mi aveva mandato, cioè è venuto fuori per caso questo messaggio proprio il giorno del mio compleanno, che io non avevo mai letto, che mi aveva mandato un anno fa dandomi delle condoglianze per dicendo che lei, questa persona mi ha dato delle condoglianze per un lutto, io non avevo mai letto, e per l'appunto, sbagliando a pigiare un tasto del telefono, io ho trovato questo messaggio di questa persona che erano 15 anni che non ci si parlava. Io ho riconosciuto subito che questo era un dono di Gesù, ho detto non lo voglio sprecare, non voglio sprecare questo dono. E siccome avevo avuto degli screzi tanti anni prima, e che sai, fino a che non fai questa strada, la strada di Gesù, e pensi sempre che hai ragione, che abbiamo ragione noi, no? Quando poi invece cominci a fare questa strada ti rendi conto veramente delle cose che tante le volte siamo noi che sbagliamo, no? Vedi tutto con occhi diversi. E io ho voluto chiedergli perdono. E questa persona è rimasta molto contenta di quello che gli ho scritto, al punto che mi ha detto: che bel regalo che ho avuto oggi. E io ho detto: ma guarda, tu non hai un'idea di questo regalo, me l'ha mandato Gesù. E vedi che Gesù, quando fa un dono, lo fa, cioè prende due persone insieme, cioè con un dono ha preso due persone insieme, e quello per me è stato un regalo meraviglioso, un regalo, non avrei potuto ricevere un regalo migliore come ricevere il perdono di una persona che era 15 anni che non ci si sentiva.
che non si sentiva, che tra le altre cose avevo proprio il torto pieno, e ha fatto un dono a me e all'altra persona. Questi sono i regali di Gesù. Non è che ti manda le 500 euro con il gratta e vinci, sono un'altra cosa. Gesù fa altri tipi di doni. Gesù vuole la salvezza della nostra anima, e quindi quando noi chiediamo un dono, ricordiamoci che è sempre per la salvezza della nostra anima. A parte che si prende cura di tutte le nostre necessità, cioè c'è un, come si dice, guardate gli uccelli del cielo, no? Come il Signore provvede agli uccelli del cielo, perché non deve provvedere a noi? E la provvidenza, cioè io quando mi sono ritrovata in difficoltà ho detto: Gesù, pensaci te, perché non so da che parte mettere le mani. E lui non mi ha mai fatto mancare niente, cioè mai, mai, io non ho mai, da quando sono nella strada di Gesù, non mi è mai mancato niente, perché il Signore è un amante attento, attento a tutto quello che ti manca, nelle prime necessità soprattutto. Non permette che neanche un uccellino muoia di fame, perché deve permettere che un suo figlio muoia di fame? Però devi credere, credere. Comporta veramente a un essere sicuro al 100% che Gesù è accanto a me e provvede, se no non è fede. Se io penso, quando mi sento dire: ma come, Gesù, te parli con il Signore e ti risponde, e ti guardano come dire queste scema, allora io mi viene di dire: ma scusa, ma tu non hai fede, non credi in Gesù? Dice: certo, no, ma forse non abbastanza, perché se no non mi faresti questa domanda, non avresti il dubbio che Gesù è accanto a me e provvede e mi risponde, scusami. E poi un'altra cosa in questa fede che riscontro molto spesso è quella di quando mi dicono: ma se esistesse Dio, tu c'hai fede, ma se esistesse non permetterebbe che i bambini soffrano, che i bambini muoiono, che poi ci siano le morti, tutti questi discorsi così. E quando ci si trova davanti a una persona che ti viene a fare un certo tipo di accuse, di affermazioni, che è come se c'è già la risposta, no? Cioè lui ti sta facendo una domanda, però essendo già convinto della sua risposta, l'unica cosa da dire è, cioè, dico, se tu già mi stai facendo una domanda così, stai ponendo un'accusa così, vuol dire che tu non conosci Gesù. Allora io rispondo con una domanda alla stessa domanda che mi pongono. Dico: ma tu conosci Gesù? Perché già una persona che ti dice così vuol dire che non conosce l'amore di Gesù, non conosce la vita di Gesù, non ha fede, non, è inutile che io vado a dire qualsiasi cosa, perché quella persona che ho davanti non mi ascolterò neanche, troverà soltanto altre accuse, perché tante volte ricordiamoci che quando il terreno è troppo arido, se tu ci butti l'acqua, che è fonte di vita per qualsiasi creatura, ma in un terreno troppo arido, cosa fa l'acqua se ce la butti a getto? La respinge il terreno. Nonostante che sia arido e non ha bisogno di acqua, la respinge. Il terreno deve prendere acqua goccia a goccia per essere innaffiato bene, se no è soltanto acqua che viene respinta. E così è quello che succede quando noi ci troviamo davanti a una persona che già ha le sue risposte, cioè, ha già, secondo la sua testa, le sue verità, e non ascolta. Quindi è inutile che io mi vada a mettere in un battibecco con una persona già che mi dice una cosa così, perché già una persona che mi dice così vuol dire che gli manca proprio le basi della conoscenza di Gesù, della conoscenza della fede, della conoscenza proprio dell'amore di Dio. E quindi l'unica cosa a dire: conosce Gesù, innamorati di Gesù. Quando avrai conosciuto Gesù, la sua vita, avrai fatto entrare Gesù nella tua vita, avrai avuto modo di conoscere il suo amore, di conoscere Dio, queste domande non le farai neanche più. Perché l'unico modo per rispondere a queste domande è: conosci Gesù. E poi queste domande non me le farai più. Non ci saranno più queste domande, perché nella conoscenza di Gesù avrai già la sua risposta a tutti questi dubbi. E ricordiamoci che Gesù vuole entrare nella nostra vita. Lui tutti i giorni è a dire: ma fammi entrare nella tua quotidianità. Non cerchiamolo soltanto quando abbiamo bisogno estremo, che non sappiamo dove battere la testa. Cerchiamolo in ogni gesto quotidiano che facciamo. Buongiorno Gesù, come va? Tutto a posto? Cioè, una cavolata, no? Io mi sveglio la mattina: buongiorno Gesù, buongiorno Gesù.
perché comunque anche il fatto che io mi sveglio la mattina non do per scontato, è già un dono. Il fatto che scendo dal letto con le mie gambe e che ho la salute è un dono, e io già soltanto per quello è già un dono di Dio, e dico grazie Gesù, buongiorno, buongiorno Signore, e già mi parte la mattina con la mia quotidianità con Gesù accanto. Io quando ho qualche dubbio, ma non vado a confidarmi con un'amica, il primo amico che mi confida è Gesù, anche se magari arrivo, ma sai Gesù che mi è successo, gli farò una festa così, cerco di fargli far parte della mia quotidianità, e io so che mi risponde, devo solo saper riconoscere le sue risposte. A volte mi risponde proprio con le parole, a volte magari mi risponde con dei gesti, con delle situazioni. Quando io gli chiedo un dono, il Signore me lo manda il dono, ma sono sicura. Poi però conosco abbastanza bene l'amore di Dio, la vita di Gesù, da saperlo riconoscere il dono che mi manda Gesù, e questo da porci, non il Signore se a me non, se a te ti risponde, a me no, perché il Signore risponde a tutti. Però bisogna farci questa domanda: sappiamo abbastanza della vita di Gesù, abbiamo abbastanza conoscenza di Dio da saper riconoscere le sue risposte, i suoi doni? Perché se uno mi dice io ho fede, ma a me il Signore non mi risponde, vuol dire o non hai abbastanza fede o non hai abbastanza conoscenza di Dio. E allora il consiglio che io ti do non è Dio non mi risponde, il Signore risponde a tutti, non è che io c'è il fiocchino bianco, cioè il Signore risponde a tutti a prescindere. La domanda è: sai riconoscere, hai abbastanza conoscenza di Gesù, dell'amore di Gesù, della vita di Gesù, di quello che vuole Gesù da noi, da saper riconoscere le sue risposte? Questa è la domanda. E io una cosa che vi assicuro, chi mi ha visto in questi video, chi conosce un po' la mia storia, sa che io ho rivoluzionato la mia vita. La mia vita, da quando ho conosciuto Gesù, io ho cambiato completamente la mia vita, e non è stato una cosa scattata dal niente, cioè così, cioè io ho avuto proprio una lunga conversione, e addirittura quando a me Dio mi si è manifestato perché mi ha voluto salvare, pur di non ammettere l'esistenza di Dio, dicevo che erano gli alieni. Quindi quando io faccio questi video e parlo di queste cose, non state parlando con una persona cresciuta in una famiglia cristiana, che ha fatto un percorso cristiano. Cioè io ero una presa e buttata lì, una peccatrice di quelli così. Signore mi ha voluto proprio salvare per fare in modo che la mia vita era proprio un disastro, ma proprio perché le persone che avevo accanto conoscevano chi era, e hanno voluto proprio farmi questo miracolo in me per dare testimonianza alla sua gloria. Io dico, se ha operato questo miracolo in me, cioè che io non credevo niente, lo può fare con tutti. E se io sono qua che ho cambiato tutta la mia vita e ho una fede che a volte vacilla, cioè perché non è che sono una santa, però se ho una fede così, dico, se ce l'ho io questa fede così, che dal niente mi sono ritrovata a essere innamorata di Gesù, è un motivo c'è. E quindi quando vi dico io il Signore risponde a tutti, è soltanto di dire: sappiamo riconoscere cosa il Signore vuole da noi, le risposte che ci dà? E questo lo facciamo, lo possiamo soltanto sapere con una conoscenza, con un amore profondo verso Gesù. Che però, se quando io mi innamoro del mio fidanzato, non mi innamoro se non lo conosco. Come faccio a innamorarmi di una persona se prima non la conosco? Quindi per innamorarsi di Gesù bisogna innanzitutto dare il nostro sì perché lui possa entrare nella nostra vita, perché fino a che lui entra bussando, però è lì che tutti i giorni che dice: ma mi farà entrare oggi nella sua vita, ma mi farà entrare oggi nella sua vita, quindi non aspetta altro. E quando faremo entrare Gesù nella nostra vita, gli diamo pieno foglio bianco di agire, e allora sì che vediamo tutto l'amore, tutte le cose belle che può fare per noi. Però fino a che noi lo respingiamo, o abbiamo una fede basata solo sul andare in chiesa e poi basta, senza volerlo conoscere, senza volersi innamorare di Gesù,
E non potremo mai sentirle queste risposte che lui dà, perché lui risponde sempre, ricordiamocelo. E quindi, niente, conosciamolo Gesù, innamoriamoci di lui e la nostra vita, va sicuro, come dicono tutti i video, cambierà. Sia sempre lodato Gesù Cristo, sempre, 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 sempre.